Ciao a tutti e bentornati su Starlet's Tube. Io sono Sara e oggi sono qui con una nuova recensione librosa. Concludo la settimana parlandovi di questo romanzo che ho trovato per caso, perché dopo veramente le incredibili emozioni che mi ha lasciato Lily tutta sbagliata, trovate appunto la recensione sul canale, poi ve la lascio anche qua nelle schermate finali, avevo bisogno di qualcosa di leggero, qualcosa che alleviasse un po' quel peso, quel macigno di emozioni grandi che mi aveva lasciato il nuovo libro di Lea Landucci, e sono incappata in questo fantasy per ragazzi. E sapete quanto io sono appassionata di questo genere, soprattutto per quanto riguarda i libri di Manlio Castagna, lui è il mio guru, diciamo, di questo genere. E cercavo appunto su Amazon qualcosa, insomma, da leggere così al volo, da non aspettare, insomma, tanto tempo da leggerlo subito, da scaricarmi sul Kindle, perché io ogni tanto, diciamo che con i nuovi autori, se non ho la collaborazione con la casa editrice, tendo sempre prima a prendere l'ebook e poi, se mi piace, prendo anche il cartaceo, come ho fatto in questo caso. Ho letto la trama, mi sono straincuriosito, ho detto questo potrebbe essere il libro perfetto per aiutarmi a riprendermi dal macino di emozioni che mi ha lasciato Lily e soprattutto per sognare un pochino. Oggi vi parlo di Il segreto della bussola magica di Arianna Craviotto. Questa ragazza io la seguo su Instagram perché è una Potterhead ai limiti dell'irreale, quindi è anche per questo che ho messo la maglietta con Hogwarts e il giratempo, anche perché comunque in questo romanzo ci sono parecchi riferimenti a Harry Potter, proprio per, secondo me l'ha fatto proprio per trasmettere anche il suo amore per la saga del maghetto più famoso di tutto il mondo. È una nerd assolutamente al limite dell'irreale, tanto quanto me, anzi forse molto più di me, ed è una bravissima doppiatrice. Lei si diverte appunto a fare le voci e poi sembra veramente una ragazza molto dolce, molto simpatica. Infatti mi ha risposto molto spesso su Instagram, io la ringrazio veramente tantissimo, è una persona molto gentile, molto disponibile. Ho preso l'ebook su Amazon, quindi però è edito dalla Garzanti, quindi lo potete trovare in tutte le librerie, in tutti gli store online. Io infatti adesso, appena possibile, la prima volta che vado in libreria, oppure appena posso, veramente mi prenderò il cartaceo perché lo voglio nella mia libreria, anche perché, ragazzi, ve lo dico già subito, qua deve esserci un secondo capitolo, Arianna, cioè già, diciamolo che ci deve essere per forza un secondo libro. Ed è un libro ambientato in questo villaggio speciale, dove appunto si inneggia, ecco, secondo me questo romanzo, ecco, comincio già a dirlo nella intro, prima di leggervi la trama, questo romanzo è un grande inno all'amore per la natura e al rispetto per esse, soprattutto degli animali. Ora vi leggo la trama e vediamo se riesco a incuriosirvi. Avete mai immaginato un mondo in cui potete parlare con gli animali? Detto così, sembra un universo uscito dalle favole che mi raccontava la mamma. Eppure esiste davvero ed è un luogo a cui appartengo. Ma facciamo un passo indietro. Mi chiamo Alba, ho 13 anni, un cespuglio al posto dei capelli ed enormi occhiali verdi. È il primo anno che sono in campeggio senza la mamma, che non c'è più. Però mio papà mi ha fatto un regalo bellissimo, una bussola dorata che le apparteneva. Anche se il suo ago è fermo, sento che con la bussola in tasca sono al sicuro. Così una notte la stringo forte e decido di seguire le lucciole che mi portano davanti a un castagno. Sul tronco noto un'incisione uguale alla voglia a forma di spirale che ho sul polso, la stessa che aveva la mamma. Proprio lì, come per magia, si apre un portale che conduce in un luogo in cui abitanti hanno un animale speciale come custode e vivono in armonia con la natura. Ho molto da imparare su questo mondo, ma sento che qui sono a casa. E quando sul villaggio incombe una sciagura, sono pronta a tutto per difenderlo, anche a superare le mie insicurezze. Come ho detto, questo romanzo è edito dalla Garzanti, quindi potete trovarlo in tutte le librerie e in tutti gli store online, ma io, non sapendo né leggere né scrivere, vi lascio in descrizione il link di Amazon per l'acquisto sia cartaceo che ebook. Come avrete capito dalla trama, siamo di fronte a un fantasy scritto chiaramente per i giovani, ma come visto io ne sono la prova, è godibile perfettamente anche dagli adulti. Mi prude il naso in una maniera assurda, Arianna, scusami, oggi proprio non è giornata. E dicevo, hanno appunto una ragazzina di 13 anni che ha perso la mamma da relativamente poco e che è in viaggio con il papà e la zia per andare in campeggio, il primo che fanno senza la mamma. Era una loro tradizione, insomma, una cosa che facevano tutti gli anni in estate, e appunto ci sono il papà, con cui lei ha un legame molto molto forte, soprattutto zia Lina,
che è la sorella del padre, che praticamente le ha fatto da seconda mamma da quando la sua non c'è più. Insomma, lei è molto affezionata e anche zia Lina, insomma, ha una, chiamiamola, anzi una ferita, anzi non è una carogna, una ferita nel cuore che non si è ancora rimarginato, ovvero la perdita della figlia. Una sera, appunto, Alba, mentre gironzola con la bussola che le ha regalato il papà per il compleanno, che apparteneva alla mamma, si ritrova appunto di fronte a questo albero con la stessa voglia che ha lei sul polso, e apre appunto il passaggio e arriva in questo villaggio che non è poi tanto diverso, insomma, sembra, a me ha ricordato un po' Hobbyville. Vi dirò la verità, io ci ho visto tantissimo Hobbyville del Signore degli Anelli, infatti mi è venuta una voglia stratosferica di rivedermi il Signore degli Anelli. Porca miseria, Arianna, mannaggia a te, ho una gran voglia di rivedermelo. E appunto Alba, arriva in un momento in cui si sta eseguendo una specie di rituale, qualcosa, spaventata appunto per paura di venire scoperta, decide di tornare indietro e scopre che il papà è stato ferito da un serpente enorme. Basilesco di Tom Riddle sei tu? Non lo so, non lo sapremo, penso che lo sapremo nel prossimo libro. Comunque, essendo che sono abbastanza isolate e quant'altro e non c'è tempo di chiamare i soccorsi, Alba decide di tornare all'albero, di aprirlo e di chiedere aiuto agli abitanti del villaggio, e qui scopre, il papà lo salvano, ecco, cioè dico, non ha messo tanto di questo dramma anche a sta povera ragazzina, Arianna, spero che non lo faccia mai in futuro, ti prego non fagli fare la stessa sorte di Harry Potter anche alla povera Alba, che si ritrova orfana senza nessuno, poverina, comunque sia. Riescono a curare appunto il padre e lei scopre che la madre apparteneva a quel villaggio e arriva addirittura a conoscere sua nonna, che però rimane appunto sconvolta dalla morte della figlia. Come ho detto, questo villaggio mi ha ricordato tantissimo Hobbyville del Signore degli Anelli, ed è un villaggio molto particolare in cui sì, c'è una sorta di componente magica, però le persone che vivono in questo villaggio sono un po' come gli Amish, però nel senso che non sono arretrati, sono tranquilli, è gente che vive a contatto con la natura, che la rispetta, che vive dei frutti della terra, non devono pagare i contributi, non devono pagare l'IVA, quindi già per questo sono i più furbi tra tutti noi. Hanno sì comunque una sorta di consiglio, un piccolo, diciamo, governo tutto loro con questo consiglio, in cui spicca la saggia Nim, che è la custode di questo cuore che praticamente alimenta la vita nel villaggio e la rigogliosità, diciamo, un po' di tutto. E la cosa bellissima è che raggiunte l'età di Alba, ovvero i 13 anni, si fa l'enocesi, ovvero, infatti il villaggio si chiama Enos, se non mi ricordo male, io con i nomi, Arianna, scusami, comunque è un rito, questa enochesi, quello che dir si voglia, in cui ti viene, diciamo, fai questo rituale e se, diciamo, risulti degna, ti viene dato un animale guida, che a me ha ricordato moltissimo la faccenda dei famigli, come se fosse un tuo famiglio, quindi è un animale con cui sei particolarmente legata e praticamente è un legame indissolubile che si spezza solo con la morte, praticamente. E Alba, diciamo che è sempre stata un outsider nel mondo, diciamo nel mondo normale, chiamiamolo così, il nostro mondo, nel mondo quello classico, è sempre stata abbastanza outsider, e forse è per questo, perché lei ha sempre sentito di appartenere a questo villaggio. E infatti qui per la prima volta, diciamo che questo romanzo si vede che è molto introduttivo, perché appunto ci introducono il villaggio, ci introducono molti personaggi, ci introducono il personaggio di Alba, che ce lo fanno conoscere. Infatti Alba comunque, nonostante sia un romanzo breve, sono poco più di 200 pagine, ha una bella evoluzione da quando la conosciamo fino al, diciamo, all'ultimo capitolo, perché lei è sempre stata una persona molto introversa, molto sola, infatti tutti la giudicavano strana e quant'altro. Arrivata appunto in questo villaggio, scopre invece di appartenere a questo luogo, infatti si fa per la prima volta degli amici, appunto Nena, Sal e Leo, diciamo che qui appunto abbiamo anche un po' la scintilla del primo amore, le prime amicizie, insomma questo gruppo che diventa appunto una specie di famiglia e quant'altro. E non mancano naturalmente anche i bulli, che sono rappresentati da Furio e da questi gemelli. E perché dico che ci sono parecchi riferimenti a Harry Potter? Perché Furio disprezza la povera Alba, perché è una mezzo sangue ed è un'esterna, quindi per lui lei non dovrebbe stare lì, nonostante comunque la madre fosse nata in quel luogo e quindi Alba ha tutti i diritti, diciamo, di stare lì. Però essendo che appunto è
un'esterna è una mezzo sangue, lei non merita di stare lì. Draco Malfoy, sei tu, figlia Androcchia? Mi ero scordata di accendere le altre luci. Comunque sia, sì, anche qua, comunque, a quanto pare anche in questo villaggio ci sono dei pregiudizi per quanto riguarda soprattutto le persone esterne, quelle che vengono, diciamo, dal mondo normale. E adesso la fine, appunto, che diciamo gli eventi cominciano a prendere una piega inaspettata, ovvero succede un po' di parapiglia che porta il villaggio, diciamo, in allarme, e il destino, a quanto pare, di questo villaggio dipenderà proprio dalla determinazione e dal coraggio di Alba e dei suoi amici. Quindi ve lo dico, sì, in questo libro c'è il cliffhanger, e infatti quando ho finito l'ebook la mia reazione è stata più o meno questa, Arianna. Esatto, sì, ho detto no, no, sicuramente no, è Amazon che mi ha venduto l'ebook danneggiato, dov'è il seguito? C'è da dire una cosa poi, ci sono anche delle bellissime illustrazioni in questo romanzo, sono veramente molto belle, molto ben fatte, molto carine, soprattutto l'ultima con tutti i protagonisti. C'è anche comunque il momento dramma anche verso la fine, quindi diciamo che non è tutto bello rose e fiori, tutto puccioso, tutto unicorni, tralala, anzi, questo romanzo è un romanzo anche di crescita, è un romanzo che inneggia all'amicizia, al primo amore, all'amore per la natura, al rispetto per essa, all'amore per gli animali e a rispettarli soprattutto. È una storia naturalmente anche di magia, di mistero, insomma c'è tutto in questo romanzo, è l'ideale appunto da leggere ai ragazzini, comunque dagli 8 anni in su, ma è perfettamente godibile anche da una persona di 37 anni come me. Io me lo sono gustato a pieno, anzi non vedo l'ora davvero di leggere il seguito di questa storia, perché c'è un seguito, vero Arianna? Ci stai lavorando, vero? Ti prego, non farmi stare in ansia, per favore, io ho bisogno di sapere come finirà questa storia, perché comunque nonostante diciamo più o meno la faccenda principale ci mette un punto, però appena ci ha messo un punto Arianna va a capo e apre dei nuovi interrogativi, perché succede qualcosa, vengono rivelate delle informazioni che lasciano la porta aperta verso un prossimo libro, perché comunque ci sono ancora delle domande e io voglio delle risposte. Le voglio, Arianna, quindi ti prego, per favore, dimmi che stai lavorando nei commenti al secondo romanzo. Quindi io vi dico, ragazzi, se avete dei bambini e volete leggergli appunto una storia bella, appassionante, coinvolgente, tenera, dolce, in cui si insegna anche tantissimo, questo libro fa per voi. E se siete delle adulte che non sono mai cresciute, che amano Harry Potter, che amano soprattutto sognare e sono ancora un po' bambine dentro, Il segreto della bussola magica, ragazzi, fa assolutamente per voi. Bene, questa recensione librosa si conclude qui, io spero che vi sia piaciuta e soprattutto che sia piaciuta ad Arianna, e come sempre vi ricordo che se vi piacciono le magliette che indosso nei video le trovate su pamplin.com, link in descrizione, il sito di Vestiario a tema nerd di qualità, dove potete trovare tantissime magliette come quella che indosso io appunto rigorosamente a tema Harry Potter, proprio per omaggiare l'amore di Arianna per questa saga e soprattutto i tanti riferimenti che ci sono stati nel libro. In questo momento poi su pamplin.com ci sono ben due promo molto interessanti, ovvero due felpe a 31,90€ e soprattutto il 3x2 sui boxer, quindi fidanzate, se volete fare un regalo ai vostri fidanzati questa è l'occasione migliore, e soprattutto se volete prendervi due felpe a 31,90€, ovvero veramente regalate, visto che finalmente sembra sta arrivando il freddo dappertutto, approfittate di questa fantastica promo, link in descrizione mi raccomando, e come sempre vi ricordo che se aggiungete un paio di calze al vostro ordine con il mio codice sconto star86 tutto maiuscolo, le calze non le pagate, quindi mi raccomando approfittatene, promo più calze gratis col mio sconto, cosa potete volere di più dalla vita, andate su pumpkin.com e mi raccomando ci sono anche le magliette appunto come la mia, ci sono tutti i giorni stampe nuove, disegni nuovi, mi raccomando non perdete tempo, pumpkin.com, e non resterete delusi. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando andate qua sotto dove c'è il pollice in su e mettetemi un bel like per farmelo sapere, sì, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, su TikTok e cliccate sulla campanella per attivare le notifiche e non perdervi nessun nuovo video.
Soprattutto ragazzi, commentate, fatemi sapere se voi avete letto questo romanzo e cosa ne pensate, se vi ho incuriosito, lo leggerete, poi tornerete qui a farmi sapere cosa ne pensate, oppure se magari l'avete letto e qualcosa non vi ha convinto, però ragazzi, questi commenti, se anche non vi hanno convinto, guardo sempre in maniera educata, perché magari i commenti li legge anche Arianna, quindi mi raccomando, siete sempre educati e rispettosi, che è la prima regola su questo canale, perché ragazzi, i vostri commenti non solo mi fanno un sacco piacere, perché vi ricordo io vi leggo tutti, ma i commenti io trovo l'algoritmo a spingere il video e quindi a farlo vedere a più persone. Se invece non avete sbatti di commentare, almeno vi prego condividete il video, dovete solo premere il tasto condividi e scegliere tutti i vostri social, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok, Messenger, insomma condividetelo dove volete. E vi ricordo poi come sempre che recentemente ho aperto il canale broadcast su WhatsApp, trovate il link sempre nell'info box, dove appunto siccome YouTube e Instagram molto spesso non mandano la notifica nonostante clicchi la campanella, sul canale podcast potete rimanere sempre aggiornati sui contenuti sia di YouTube che di Instagram. È assolutamente gratuito, non c'è da pagare niente e soprattutto la privacy è tutelatissima. Se voi vi iscrivete al canale podcast di WhatsApp, io non è che vedrò il vostro numero, come voi non vedrete il mio, io vedo le informazioni solo di chi ho in rubrica ed è iscritto al canale. Se voi non siete nella mia rubrica, allora io non vedrò le vostre informazioni, come voi non vedrete le mie, ma così non vi perderete nessun tipo di contenuto sia su YouTube che su Instagram. Quindi mi raccomando, andate a iscrivervi veloci veloci, io vi mando un bacione enorme e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti!